Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo videoblog. Facciamo una piccola pausa dai video back to school perché ho pensato che posso alternare un video back to school il lunedì e un video invece vlog il venerdì. Vediamo insomma quanto riuscirò a vloggare. Comunque, oggi è lunedì 29 agosto e sono le 10 e 12 di mattina. Io ieri sono tornata dalla mia vacanza in Abruzzo dai parenti di Fra, del mio ragazzo, e oggi si ricomincia con la routine. Infatti inizierò a studiare per l'esame di settembre, devo assolutamente ripassare bene tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho letto e mappato nel mese scorso. E devo chiudermi per farlo perché ho praticamente 2 settimane in cui devo fare tutto, ma ormai abbiamo capito che è sempre così, soprattutto nei mesi estivi. Oggi è lunedì, sono le 10, io devo fare un attimo di recap della situazione perché non mi sono organizzata niente, nei giorni scorsi, forse avrei dovuto farlo, più che altro per partire già con il piede giusto, però non importa, lo faremo oggi. Quindi ho finalmente preso in mano la mia amatissima agenda. Quindi la mia nuova agenda che avete visto e rivisto mille volte in questi ultimi vlog perché ve ne ho parlato allo sfinimento. Quindi ho preso la settimana in questione perché appunto oggi è 29, è lunedì e quindi inizia da questo giorno. Ho iniziato a scrivermi i compleanni che ho queste 2 settimane, non andrò a nessuna festa, è solo per ricordarmi di fare gli auguri. Ho scritto che oggi esce il nuovo video Back to School e poi mi segnerò che venerdì faccio uscire questo video. Devo organizzarmi appunto lo studio delle varie materie, quindi adesso mi metto un attimo al computer a fare questa cosa. Poi devo ordinare la nuova custodia per il Kindle perché è tutta rovinata. Non so se riuscite a vedere anche qui. È tutta rovinata e anche dentro si sta rovinando. Certo, la potrei tenere per altro tempo, però boh, cioè sinceramente ce l'ho da tantissimi anni, da quando mi hanno regalato il Kindle, quindi mi faceva piacere anche cambiarla. Poi basta, in realtà non ho altre novità. Non vedo l'ora di tornare a casa a Roma perché questa casa qui per me è come una casa vacanze. Quindi, visto che le vacanze sono finite, io voglio tornare a casa a Roma. Cioè, anche questa è casa mia, però non lo so, l'ho sempre associata al momento delle vacanze e quindi, visto che mentalmente le mie vacanze sono finite e che devo tornare a studiare, è come se a Roma mi concentrassi molto meglio. Quindi, per ora ho mandato papà a portare a casa alcuni dei libri che mi ero portata perché non so se vi ricordate, ma io avrei dovuto fare PS2 a settembre, quindi mi ero portata qui i libri che avevo comprato, però ovviamente avevo già cambiato idea, ma li avevo lasciati qui e quindi per levarmi un po' di peso ho deciso di lasciarli insomma a Roma. E basta, quindi io adesso faccio queste cose e poi magari ci riaggiorniamo più tardi quando ho finito. Allora, vi volevo fare un piccolo aggiornamento. Sono le 11 e non ho praticamente concluso niente, però ho sistemato un attimo il computer perché volevo avere tutto più organizzato e più semplice possibile. Quindi ho messo praticamente lo stesso sfondo sia sul computer che sull'iPad ed è uno sfondo grigio, molto molto semplice, giusto per, non so se riuscite a vedere. Molto chiaro, trasmette molta più tranquillità, quindi l'ho messo sia qui sull'iPad che sul computer e ho anche sistemato un po' le varie impostazioni del computer. Ho spostato alcuni dei video che avevo ancora qui sulla scrivania, li ho messi sul mio hard disk esterno, insomma, ho fatto un po' di cose di organizzazione. Adesso ho scaricato questo planner mensile da Pinterest, se vi interessa vi lascio il link qua sotto. Devo riempirlo semplicemente, lo riempio della data dell'esame, di quando voglio fare determinate materie, insomma cerco di organizzarmi un po' la vita e sperando che vada tutto bene, che io riesca a fare tutto. Quindi adesso è arrivato il momento vero dell'organizzazione e poi sicuramente oggi pomeriggio inizio a studiare.
Ho appena finito di realizzare la copertina del nuovo video che uscirà appunto per me oggi alle 2 e sarà appunto il video in cui vi racconto la mia esperienza per quanto riguarda l'utilizzo dell'iPad o del MacBook all'università e niente, sono molto contenta insomma di averlo realizzato. Comunque, adesso sono le 12 e 16, penso che inizierò a studiare a breve, quindi adesso chiamerò papà per vedere a che punto sta, se mangia con me oppure no, perché io ho già fame. E quindi stavo riflettendo che magari dopo potrei fare una sorta di Q&A, quindi rispondere a delle domande che mi avevate fatto qualche giorno fa, cioè io avevo messo il box. Non avevo risposto a tutte perché molte riguardavano l'università e pensavo di rispondere in un video. Queste sono le domande che mi avevate fatto e ad alcune non avevo risposto. E quindi pensavo di magari rispondervi in questo video e chiuderlo qua, diciamo. Quindi magari adesso sento papà, vado giù e così cambio un attimo location e rispondo a queste domande. Ok, allora mi sono messa qui sul divano per stare un po' più comoda e pensavo sì di rispondervi a qualche domanda appunto che mi avete fatto, così almeno vi rendo un po' partecipi anche a voi delle domande che mi fanno su Instagram. Però mi raccomando, se non mi seguite su Instagram, fatelo perché appunto lì vi cerco di aggiornarvi il più velocemente possibile rispetto a un video su YouTube. Allora, ad alcune avevo risposto, quindi adesso me le rileggo un attimo e cerco quelle più interessanti. Allora, intanto una delle domande era se posso condividere le mappe di farmacologia. Vi ricordo che vi lascio qua sotto nell'info box un sito che si chiama Ko-Fi o Ko-Fi, non lo so, in cui ho iniziato a vendere le mie mappe e per una serie di motivi vi lascio il link qua sotto, così se volete supportarmi in questo progetto ne sarei molto felice. Se mi seguite sapete bene come faccio io le mie mappe, però se volete degli esempi scrivetemelo sempre su Instagram, così ve le posso mandare, cioè vi mando un esempio e così poi potete decidere se scaricarle oppure no. Mi è stata fatta una domanda se sono riuscita a recuperare gli esami degli anni precedenti e la risposta è no, perché mi mancano alcuni degli esami del quarto anno. Sono tanti esami che devo recuperare, ma la mia priorità è quella di dare AP2 e Farmaco 1, perché sono propedeutici per l'anno successivo, quindi per iscrivermi al sesto anno e non andare fuori corso. Quindi, visto che questi sono i miei due obiettivi, saranno quelli principali della sessione invernale. Per quanto riguarda poi gli esami del primo semestre del quinto anno, sono un pochino più piccoli e quindi dovrei avere tutto il tempo per recuperarli, insomma, nell'anno successivo. E sono tanti esami, mi sento costantemente indietro, però è andata così, non ci posso fare nulla, quindi il mio obiettivo è sempre quello di laurearmi entro luglio. Se non ce la faccio, non importa, e inizierò a lavorare prima di fare il test poi l'anno dopo. Non posso di sicuro uccidermi per fare degli esami o stare malissimo per farli. Cercherò di incastrare il meglio che posso per fare appunto più esami possibili, però non voglio neanche sentirmi male per farli. Poi ci sono delle domande magari sul metodo di studio a cui potrei rispondere nel video che farò sul metodo di studio Back to School. Quindi quelle le lasciamo. Poi un'altra domanda è: quanti giorni di distacco dallo studio ti prendi in estate? Allora, in realtà dipende perché la settimana che mi sono fatta in Abruzzo, la mattina ho studiato un po', cioè mi sono riletta qualche mappa, però ecco, in estate evito di prendermi proprio, che ne so, un mese di vacanza perché è impossibile, quindi circa una settimana, però ecco, non è che io abbia studiato poi così seriamente, perché comunque magari andavo al mare, leggevo le sbobine al mare, quindi non era un vero e proprio studio, insomma, ho cercato di fare 50 e 50. Poi un'altra domanda è: ti è mai capitato di finire il programma pochi giorni prima dell'esame? La risposta è ovviamente sì. Cerco di finire sempre i
il programma delle sbobine 2 settimane prima, come in questo caso, però ci sono tante domande che fanno fuori programma, che almeno non sono state spiegate, e quelle assolutamente me le faccio pochi giorni prima dell'esame, e questo è uno dei casi. Riguardo a una delle domande appunto di prima, sugli esami indietro, mi è stato chiesto come ti sei sentita ad avere qualche esame indietro rispetto ai tuoi colleghi. Io mi sento un po' giù. Allora, per quanto riguarda la questione psicologica, come vi ho detto, sono un po' triste di questa cosa, perché ovviamente mi piacerebbe tanto essere in pari, riuscire magari a seguire le lezioni, poter studiare in contemporanea. È vero però anche che non tutti stanno in pari, cioè tutti hanno almeno un paio di esami indietro. Quindi comunque io adesso ne ho tanti di esami indietro del quarto anno, perché ne ho 4 alla fine, però appunto quasi nessuno è in pari, cioè soltanto i più bravi proprio del corso, che sinceramente io neanche conosco. E quindi sì, mi sento giù, ma non rispetto ai miei colleghi, cioè io mi sento giù rispetto al mio obiettivo, che è quello di laurearmi a luglio per poter fare, per provare il test la prima volta, non tanto per passarlo, perché è possibile anche che io non lo riesca a passare se mi do come obiettivo una specializzazione con un punteggio alto, però credo che almeno un tentativo sia d'aiuto per affrontare, diciamo, il test effettivo. E quindi mi sento triste per quanto riguarda i miei obiettivi, non per quello degli altri. Anzi, sapere che c'è qualcuno che sta più avanti di me mi sprona a fare di più, a fare sempre di più e a superare appunto questi esami. Però sapere che quella persona X ha già dato il mio esame mi fa dire: l'ha dato lui, lo posso fare anche io. E quindi niente, non mi sento più indietro rispetto agli altri, mi sento più indietro rispetto a me stessa. E questa è la cosa che mi fa più male. Sempre per questa, diciamo, questo argomento, è: come fai a recuperare gli esami indietro e a laurearti in tempo? Come ti organizzi? Hai delle strategie? Allora, per recuperare gli esami, allora, laurearmi in tempo non lo so se ci riesco, perché appunto dipende da quanto sono pesanti gli esami del quinto e del sesto anno. Poi, come faccio a recuperarli? Semplicemente so che al sesto anno ci sono appelli quasi ogni mese per gli esami del quinto e del sesto anno. Il sesto anno è diviso sempre in 2 semestri, però le lezioni sono soltanto nel primo semestre, perché nel secondo credo che ci sia la parte di tirocinio, più insomma la scrittura della tesi, eccetera. Quindi comunque nel secondo semestre ci saranno sempre degli appelli di esami per farti laureare in tempo, quindi secondo me potrei riuscirci, come potrei non riuscirci se c'è qualcosa che va storto. Non ho per ora delle strategie, perché appunto il mio obiettivo principale è quello di fare AP2 e Farmaco 1 per levarmi lo scoglio del fuoricorso, e poi niente, dare più esami possibili e incastrarli nel migliore dei modi. Te la sentiresti di rifiutare un voto sapendo di essere già un po' indietro? Allora no, non me la sono sentita, mi è successo a Farmaco 2. Come avevo raccontato, ho accettato 24, che ripeto, non è un voto brutto, non è un voto basso, però ripeto, rispetto alla mia media è un voto basso, quindi sinceramente avrei voluto di più, ma non me la sono sentita di rifiutare, perché comunque era un esame non nelle mie corde, perché tutto memoria, io preferisco esami di ragionamento, quindi esami di clinica. Non me la sento di rifiutare un voto se so che non posso fare di più. Magari avrei potuto fare di più, però avrei anche rischiato di fare di meno. Quelle cose che mi sono state chieste all'esame le sapevo, semplicemente me le sono scordata. Quindi poteva capitare che farlo all'appello dopo mi sarei scordata comunque le domande che mi avrebbe fatto, quindi non aveva senso. Me la sento di rifiutare un voto se so che è un esamino piccolo, so che posso rifarlo, che è nelle mie corde, quindi dovete valutare esame per esame se siete in grado o meno di fare meglio la prossima volta. Quindi, detto questo, le domande sono finite. Io sto aspettando papà per mangiare, perché ho fame. Fatemi sapere qua sotto se avete altre domande a cui posso rispondere nei video successivi, e magari non farò delle clip così lunghe. E basta.
Poi oggi pomeriggio appunto mi devo mettere a studiare. Ragazzi, allora, stavo editando questo video, ho finito di editare le clip di oggi e ho visto che arriva già a 15 minuti, quindi visto che non voglio allungarlo troppo e visto che l'argomento insomma di cui ho parlato per me è molto importante, ho deciso di finire qui la giornata. Tanto sono le 5:10, io sto per uscire a fare una passeggiata con Belle perché sono veramente esausta dallo studio. Quindi preferisco insomma chiudere qua il video. Lasciatemi dei commenti qua sotto con la vostra esperienza, cosa ne pensate dell'argomento di avere degli esami indietro, di essere fuori corso, insomma fatemi sapere la vostra opinione a riguardo, visto che io vi ho dato la mia, soprattutto per quanto riguarda il confronto con i vostri colleghi e compagni di università. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia dato uno spunto di riflessione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!